Scuri per finestre. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Gli scuri per le finestre, gli scuroni o le persiane sono praticamente delle chiusure oscuranti che vanno appunto ad oscurare o alcune volte a regolare la luce. Alcune volte perché? Perché se faccio uno scurone ad oga cieca, quindi può essere orizzontale o verticale, posso avere tutto chiuso, tutto aperto o anche una cosiddetta a coppo, quindi montato chiuso così a V, in questo caso mi passa, regolo un pochettino la luce. È una regolazione preistorica, insomma, ottengo veramente poco. Ottengo molto di più se vado a scegliere uno scuro con lamelle orientabili. Questa è la migliore soluzione dal punto di vista dell'efficientamento energetico perché mi consente di regolare la luce, quindi posso far entrare luce ma non tutto il calore, quindi avere un ambiente fresco senza il surriscaldamento che avrei se avessi uno scurone, che sono costretto a aprire tutto per far entrare luce, se no altrimenti dentro sono al buio, ma automaticamente, soprattutto a sud, est e ovest, mi entrerebbe tantissimo calore, che in inverno mi aiuta perché mi riscalda la casa gratis. Ma in estate mi darebbe veramente tanto fastidio perché il wattaggio che mi porta dentro e il sole in estate fa più danni che il freddo in inverno, insomma, viene sempre preso un po' sotto gamba, ma l'irraggiamento solare, soprattutto con le case che si fanno adesso molto isolate a livello di muro, cappotto e a livello di vetro, è un tipo di casa che il calore una volta che è entrato faccio fatica a farlo fuoriuscire. Una casa vecchia per assurdo era più facile gestire la parte estiva, che invece è diventata molto importante ma spesso sottovalutata. Questi tipi di scuri poi si possono fare sia normali che blindati, sia quelli fissi che anche quelli con le lamelle orientabili, in modo che posso coniugare l'efficientamento energetico, l'estetica, la regolazione della luce e anche la sicurezza. Possono essere ad anta battente o scorrevoli, questi sono i due principali tipologie di aperture che posso fare con gli scuri. Quando si parla di blindatura, consiglio di rimanere sulle battenti perché di scorrevole è veramente difficile ottenere una sicurezza elevata con degli elementi scuri, scorrevoli. Poi a livello di materiale, puoi lavorare con alluminio, con legno, con PVC e con acciaio, ma di materiali ne parlo in tantissimi altri video. Se vuoi comunque dei consigli sul tipo di infisso scegliere, sul tipo di sicurezza, sul tipo di scuro, puoi avvalerti del servizio di consulenza con Sistema Bisacchi che ho ideato per tutte quelle persone che non posso servire direttamente con la mia azienda. Se vuoi saperne di più a proposito, vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video.